Charlize Theron, una ragazza intelligente è ciò che c'è di più sexy. Charlize Theron ha visitato l'Italia in occasione del lancio del film di cui era protagonista, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, prequel di Biancaneve e il cacciatore. In tale occasione, la star ha rilasciato un'intervista alla stampa in cui parlava del suo amore per l'Italia, ma anche della sua stima e della grande ispirazione che ha sempre avuto nei confronti delle ragazze intelligenti. Secondo l'attrice infatti, non c'è nulla di più sexy al mondo di una ragazza intelligente e questo l'aveva già affermato tempo fa, durante un incontro pubblico al quale era presente anche, tra gli altri ospiti, Michelle Obama. Non è una novità che Charlize Theron spezzi una lancia in favore del femminismo, ma questa volta ha conquistato ancora di più i cuori dei suoi fan. Charlize Theron e la sua idea di sensualità. Per molti la sensualità è dovuta alla bellezza, al portamento, all'eleganza e al savoir faire, secondo Charlize Theron invece è tutta una questione di intelligenza. L'attrice e attivista sudafricana ha rivelato in una recente intervista alla stampa, che secondo lei non c'è nulla di più sexy al mondo di una ragazza intelligente e questa affermazione ha ribadito ancora di più la sua posizione nei confronti del femminismo. La Theron lo aveva già affermato in precedenza, durante un incontro aperto al pubblico, in cui lei, Michelle Obama e altri ospiti parlavano delle tematiche femministe. L'attrice ha spiegato inoltre che nella sua vita ha sempre preso ispirazione da donne intelligenti ed è molto attratta dalle personalità ambiziose e motivate. D'altronde anche la sua storia personale fatta di alti e bassi ne è una conferma. L'attrice ha continuato spiegando inoltre che in questo mondo il pensiero delle donne è sempre stato visto in modo negativo, se un uomo si mostra ambizioso e sexy, mentre una donna viene giudicata male. La Theron ha sempre preso di ispirazione sua madre che fin da piccola, si era mostrata ai suoi occhi come una donna sicura e forte, sia per la violenza subita dal marito alcolista, sia per la sua carriera professionale. Così l'attrice ha raccontato un suo ricordo d'infanzia in cui sua madre la andava a svegliare alle 7 di mattina, già truccata, pettinata e perfettamente vestita, pronta per andare a lavorare nei cantieri in cui era una donna in carriera. La sua carriera nel campo artistico è stata quindi ampiamente ispirata dal ruolo di sua madre, una pietra miliare anche nei momenti più complicati della sua vita. Il suo passato in Sudafrica l'ha resa la donna che è oggi, Charlize Theron non è solo un'attrice e una donna dello spettacolo, ma è anche un'attivista. La sua fondazione per aiutare i ragazzi africani affetti da HIV è una vera istituzione. Ma è stata fondamentale anche la sua presenza e il suo impegno a favore dei diritti delle donne. La Theron crede che la figura femminile vada tutelata contro gli stereotipi di genere e ogni tipo di discriminazione, per questo si è sempre dimostrata pronta a scendere in campo, per lottare per la giusta causa.